campionato degli italiani. Giornata numero 24, campionato Serie B con te.it, al Francione davanti al proprio pubblico. Latina cerca la terza vittoria consecutiva dopo quelle con Novara e col Trapani, la cerca contro la Pro Vercelli di Foscarini, reduce invece da 4 sconfitte. Il tecnico non può contare su Gatto, Beltrame, Ardizzone, gioca a Scavone a sorpresa, Legati parte dalla panchina, invece l'ultimo arrivato Malonga, lunga la lista anche degli assenti per Mario Somma, in avanti Corvia sarà affiancato da Costi e Dumitru. Boiacci comincia la sua avventura nerazzurra dalla panchina, fischia il signor Pestuto di Lecce. La prima azione la crea la Pro Vercelli, ci prova Castiglia, il suo sinistro però viene bloccato a terra da Wicani. Il minuto 11 prova a rispondere Latina con Acosti però che colpisce malissimo. Il pallone rimbalza male, grande occasione questa per Latina, si salva Piacelli. Minuto 13, colpisce male Marchi, attenzione però, diventa un assist per Mustacchio, il suo sinistro a fil di palo. Sottovaluta l'azione Esposito, bravo Mustacchio, il sinistro però di pochissimo al lato. Ci prova ancora la Pro con Marchi, la sua girata però fuori misura. Controlla Wicani. Minuto 39. Il sinistro dalla distanza di Luigi Scaglia, pallone fuori. Il secondo tempo comincia proprio come il primo, con la conclusione dalla distanza di Scaglia. Ancora una volta col sinistro, pallone fuori. Punto 59, grande occasione questa ancora per la Pro, con Marchi la girata. Para a terra Wicani. Al minuto 60 entra Boiacci, esordio per lui, fuori Dumitru, cambio fondamentale, passa neanche un minuto, punizione di Scaglia, subito Boiacci di testa, il miracolo di Piacelli, poi il pallone in angolo, grande occasione per Boiacci. Ma attenzione, angolo ancora di Scaglia, colpo di testa, assist di Boiacci, arriva Costi, sinistro, palla in rete, Latina avanti, 1-0 con il gol di Acosti, settimo centro stagionale per lui, ma decisivo Boiacci, fondamentale il suo ingresso per l'11 di Mario Somma, che trova subito il vantaggio. Minuto 71, esce Di Roberto, dentro Malonga, nuovo acquisto della Pro, prova a cambiare qualcosa a Foscarini in avanti, ma il pericolo, l'ultimo della gara, arriva dalla testa di Mustacchio che colpisce malissimo da buona posizione sul cross di Marchi, grande occasione questa per la Pro di pareggiare. Ma finisce così, vince ancora Latina di Somma, vince contro una Pro Vercelli sempre più in crisi e in piena lotta per la zona play-out.